questo è un video che mi è stato richiesto davvero da tantissime persone. Mi avete richiesto di parlare appunto della cura dei capelli e avevo già fatto un video di questo tipo, però diciamo era un video un po' più breve in cui non spiegavo davvero bene tutto quello che so sulla cura dei capelli, e quindi ho deciso di farne un secondo, quindi di fare questo video un po' più dettagliato, spero che non duri tanto. Ho tante cose da dirvi e la premessa che faccio è che non sono un'esperta del settore, però quello che, di cui potete essere sicure è che ci tengo davvero tanto i miei capelli, quindi tutto quello che faccio per i miei capelli lo faccio sicuramente con amore. Penso che i capelli siano una parte davvero importante di ogni donna o comunque anche degli uomini, siano davvero, se ben curati, sono una cornice che valorizza al massimo ogni donna. Inizio subito col dire che ho ricevuto molte email da ragazze che mi chiedevano: ma come fai ad avere i capelli lunghi, come fai ad avere i capelli sani, come fai a curarli da sola, a tagliarli da sola, quali regole segui? Ragazze, la prima cosa che vi dico è che dovete accettare il vostro tipo di capelli. La cosa più importante che mi sento di dirvi per avere dei capelli sani è accettare il vostro capello. Quindi chi ha il capello liscio deve imparare ad amare il proprio capello liscio e imparare a valorizzarlo al massimo. Questo vale anche per i capelli mossi o per i capelli ricci o molto ricci. Io sono la prima appunto che faccio spesso i capelli mossi, però ultimamente sto cercando di darmi appunto di impormi proprio di tenere i capelli al naturale, perché qualsiasi cosa facciate, qualsiasi trattamento, qualsiasi strumento, con qualsiasi strumento voi usiate, rovina il capello a lungo andare. Quindi la prima cosa è accettare il vostro tipo di capelli. Un'altra cosa molto importante che mi sento di dirvi per avere i capelli lunghi e sani è tagliarli. Tagliare i vostri capelli li aiuta a crescere, non perché i capelli crescano dalle punte, questa è una cosa da sfatare assolutamente. I capelli crescono dalla radice, non crescono dalle punte, quindi non siamo delle piante. Spuntarli serve semplicemente a rendere la punta più corposa e quindi a far sì che tutto quello che cresce dalla radice si veda tutto sulle punte, quindi i progressi che fa il vostro capello li potete vedere perché la punta, essendo piena, non si spezza e non si creano delle doppie punte. Una cosa da non fare è non tagliare i capelli ogni mese, perché i capelli crescono di un centimetro e mezzo al mese. Quindi se ogni mese andiamo dal parrucchiere e gli chiediamo di tagliarci le punte e tagliamo un centimetro e mezzo, alla fine i capelli saranno fermi sempre alla stessa lunghezza. È una cosa assolutamente normale. Io consiglio, per chi vuole capelli lunghi, di tagliarli ogni 3-6 mesi. Se il capello ovviamente ha una doppia punta, ha molte doppie punte, ha molti punti di rottura, è ovvio che quando cresce si spezza e i capelli restano sempre alla stessa lunghezza. È importante anche utilizzare una spazzola di legno, ridurre l'elettricità statica e va a spezzare di meno il nostro capello. E se potete, evitate di pettinare i capelli quando sono bagnati. Il pettine va usato dal basso verso l'alto, quindi la prima cosa da fare quando avete i capelli abbastanza lunghi è districare prima i nodi che sono presenti sotto, quindi sulla parte inferiore dei vostri capelli, e poi, una volta aver districato i nodi che sono presenti sotto, andare a districare i capelli sopra. Poi ragazzi, è importante di tanto in tanto massaggiare il vostro cuoio capelluto, quindi magari quando state facendo lo shampoo o comunque quando avete un momento di pausa, quindi in un momento di pausa nella vostra giornata, massaggiate con i polpastrelli il vostro cuoio capelluto dalla fronte con movimenti circolari fino alla nuca. Questo serve per riattivare la circolazione e far sì quindi che il capello sia il capello sia più splendente. Un'altra cosa da fare è evitare gli stress meccanici, quindi evitare di asciugare i capelli con la spazzola, con il phon troppo caldo. Utilizzare sempre la piastra è sbagliato. Questo non significa che bisogna utilizzarli, anche io utilizzo la piastra per fare i boccoli, utilizzo il phon, ma bisogna anche scegliere quello che è il prodotto giusto, quindi l'attrezzo giusto. Ma dobbiamo utilizzarle nel modo corretto e soprattutto non sempre. Però ci sono delle semplici regole da seguire
Partiamo da quelle che servono per usare correttamente la piastra. Una differenza sostanziale di cui volevo parlarvi è la differenza fra la piastra in ferro e la piastra in ceramica. La piastra in ferro, che credo non abbia più nessuna di voi, è una piastra che non ha la temperatura regolabile, è una piastra che raggiunge un'altissima temperatura e va a bruciare letteralmente il vostro capello. Una piastra in ceramica, adesso prendo la mia, come per esempio questa, che è la mia piastra, che è la Imetec Bellissima Creative Evolution, ma qualsiasi piastra in ceramica abbiate va bene. È una piastra che in genere ha la temperatura regolabile, va ad una temperatura minima a una temperatura massima. Questa, ad esempio, arriva fino ai 230 gradi. Ogni capello ha bisogno di deve essere messo in piega rispettando la sua natura, e quindi dovete scegliere la temperatura giusta per non rischiare di bruciare i vostri capelli. Adesso parliamo un po' di tipologia di capelli e poi vi indico la temperatura giusta per mettere in piega ogni tipo di capello. Allora, una cosa molto importante è imparare a riconoscere il proprio tipo di capelli. I capelli possono essere una struttura fine, una struttura normale e una struttura grossa. Riconoscere una struttura fine è molto facile. Osservate dei vostri capelli, una vostra ciocca, e provate ad individuare i singoli capelli. Se i capelli sono talmente sottili da sembrare quasi trasparenti, avete sicuramente dei capelli con struttura fine. Un capello normale, un capello non troppo grosso e non troppo fine, e questa è la tipologia più diffusa, e poi ci sono i capelli grossi, i capelli che riuscite a distinguere su tutti gli sfondi e riuscite a distinguere appunto i singoli capelli, e sentite che sono molto grossi. Una volta che abbiamo determinato il nostro tipo di capelli, andiamo a vedere che temperatura possiamo impostare e dobbiamo impostare sulla piastra. Allora, una persona con capelli a struttura fine dovrà impostare una temperatura molto bassa, quindi dai 140 ai 160. Una persona invece con dei capelli normali potrà impostare una temperatura dai 160 ai 180. Una persona invece con capelli molto grossi, anche se lisci, potrà impostare una temperatura dai 180 in su. Queste piastre, quindi, hanno queste piastre che sono molto più lisce e permettono al capello di non incastrarsi nella piastra, scorrono in modo molto fluido sul capello e fanno sì che i capelli quindi non si strappino, non si spezzino e si rovinino molto meno. Questo non vuol dire che potete passare o dovete passare la piastra tutti i giorni, perché questo rovina irrimediabilmente il capello e, come si dice, la bistecca, una volta che è cotta, non può tornare cruda. Una volta che si è formata una doppia punta, non si chiuderà più. Allora, la piastra va passata prendendo una ciocca non troppo grande, non troppo vicina al cuoio capelluto, e va passata in modo uniforme e abbastanza veloce. Passate sempre la piastra sui capelli perfettamente asciutti. Sostando su una ciocca di capelli più di 2-3 secondi, il capello si brucia. Un'altra cosa importante: non passate mai la piastra sui capelli bagnati. Non bisogna assolutamente passare sui capelli bagnati, perché li bruciate. L'eccessivo calore della piastra sul capello bagnato fa evaporare l'acqua molto 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 velocemente, rendendo il capello disidratato ed opaco. Il metodo migliore per stirare i capelli è passare la piastra sulla ciocca una, massimo 3 volte. Un'altra cosa che vi consiglio è di usare un phon agli ioni, quindi un phon non tradizionale, ma possibile. Il phon a ioni negativi non fa altro che rompere le particelle di acqua, le trasforma in micromolecole che vengono poi assorbite dal capello, rendendolo molto più morbido, molto più lucido e molto più idratato. Quindi, a differenza dei phon tradizionali, che non fanno altro che togliere via le particelle di acqua dei vostri capelli, il phon con ioni negativi va a eliminare l'elettricità statica, rende l'asciugatura molto più rapida, rende i capelli molto più lucenti. E quindi, diciamo, io lo uso sempre circa 3-4 anni e mi trovo benissimo. Tenerlo sempre molto distante dai capelli, asciugare i capelli direzionando l'aria dal getto d'aria dall'alto verso il basso, questo rende i capelli molto più lucenti, e soprattutto, io una cosa che non faccio mai, non direziono mai l'aria sulle punte. Di solito asciugo i capelli a testa in giù per dare un po' di volume, asciugo soprattutto la radice dei capelli e le punte, quindi non direziono direttamente l'aria calda sulle punte. Una cosa importante: e non impostate mai il phon alla temperatura massima. Dopo aver fatto lo shampoo è molto importante
tamponare i capelli delicatamente con un asciugamano, non strizzateli, per asciugarli quando estate anche, naturalmente, quella è la cosa migliore. Esistono prodotti che chiudono le doppie punte, una doppia punta una volta formata purtroppo non si chiude più, potete utilizzare per esempio l'olio semidilino per ammorbidire le punte, ma sicuramente non andrete a chiuderle. Una cosa da evitare, che vedo fare molte ragazze, infatti vorrei quasi dirlo anche a ragazze che non conosco, non apritevi le doppie punte. Vedo persone che prendono le loro punte in mano e come passatempo si aprono le punte o le strappano. Assolutamente non fatelo, anzi vi consiglio quando avete un po' di tempo, prendete le ciocche dei vostri capelli, individuate le doppie punte e con l'aiuto di forbici andate a tagliare giusto le punte che si sono formate. Così eviterete che la punta, a mano che i capelli crescono, si apra sempre di più. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è tagliare da sole, possibilmente da sole, i vostri capelli. Se volete dei capelli lunghi, vi sconsiglio vivamente i parrucchieri, perché i parrucchieri tendono sempre a volervi fare i tagli all'ultima moda, tutti scalati, che rovinano il vostro capello. Io li taglio da sola, appunto mettendoli avanti di me, e vado a tagliarli pari, avanti e un po' scalati qui. Le due ciocche avanti le faccio un po' più corte e poi li taglio tutti quanti pari sotto. Mi faccio aiutare magari da una persona di cui mi fido, per esempio una cugina, un'amica o mia mamma. Se invece vi sentite abbastanza coraggiosi, siete abbastanza coraggiose, affidatevi ad un parrucchiere di fiducia che vi taglia quanto gli dite. Un'altra cosa da fare è lavare i capelli con uno shampoo adatto al vostro tipo di capelli. Quindi scegliete il vostro shampoo, diluitelo con l'acqua, lavate i vostri capelli non utilizzando le unghie, ma utilizzando i polpastrelli con un movimento non troppo aggressivo, ma lavateli massaggiando i vostri capelli. Risciacquateli sempre molto bene. L'ultimo risciacquo va fatto con l'acqua fredda, in quanto rende i capelli molto più lucenti. Un'altra cosa da non fare è non pettinare mai i capelli quando sono bagnati. Un capello bagnato è super fragile, quindi non andrebbe mai pettinato. Io anche quando metto il balsamo li vado a pettinare o con un pettine a denti molto larghi di legno oppure semplicemente con le dita. E anche nell'asciugatura dei capelli, anche quando sto asciugando i capelli con il phon, con gli Yoni, non vado mai a pettinare i capelli fin quando non sono completamente asciutti, ma li districo le dita in modo molto delicato. Questo quindi aiuta i capelli a non spezzarsi. Perché i capelli crescono alla radice, è molto importante curare la propria alimentazione. Un'alimentazione giusta, ricca di vitamine e ricca degli alimenti giusti, permette al capello di crescere sano e bello. Molto importante seguire un'alimentazione varia ed equilibrata, quindi a tavola non dovrebbero mai mancare tutte quante le proteine, le vitamine e i sali minerali. È importante mangiare pesce e carne, poiché i capelli sono formati da cheratina, formata da cistina e lisina, che sono presenti in carne e pesce, quindi che non dovrebbero mai mancare. Quando siete malnutriti, quindi quando non vi nutrite bene, i capelli ne risentono, infatti cominciano a diradarsi e a diventare più sottili e fragili. Se appunto seguite già un'alimentazione varia e bilanciata, quindi non vi fate mancare niente, ma comunque i vostri capelli risultano spenti e fragili, potete anche assumere degli integratori che contengano per esempio cistina, lisina, vitamina A, vitamina E, vitamina del gruppo B e sali minerali come ferro, zinco, rame. È molto importante anche mangiare degli agrumi, mangiare dei cereali. Con l'arrivo dell'estate mi sento anche di dirvi di non esporre eccessivamente il vostro capello alle radiazioni solari che sfibrano il vostro capello e lo seccano. È importante, soprattutto quando siete al mare, quando siete in piscina o anche quando andate per esempio a correre per lungo tempo, proteggere i vostri capelli con degli oli appositi. Ottimo per esempio l'olio di cocco, l'olio di karité, che proteggono i vostri capelli perché hanno un SPF di 3-4. Anche durante la notte, quando dormite, cercate di tenere i capelli distesi sul cuscino in modo da non andarlo a stropicciare durante la notte, oppure pure una treccia molto morbida al lato. Alcune persone mi hanno chiesto cosa fare nel momento in cui si hanno i primi capelli bianchi o comunque nel momento in cui una persona ha i capelli bianchi. Nel momento in cui si hanno i capelli bianchi bisogna valutare quanti se ne hanno. Se ci sono pochi capelli bianchi, non serve fare una tintura permanente,
ma potete fare una colorazione tono su tono, una tintura semipermanente. La differenza è notevole. Una tintura semipermanente è una tintura che non contiene ammoniaca. Quindi vanno più che a coprire, vanno a mascherare i primi capelli bianchi. Quindi vanno bene se avete, diciamo, capelli bianchi che non superano il 50%. I pigmenti, appunto, delle colorazioni semipermanenti si vanno a depositare sul capello bianco, formando una sorta di mesh un po' più chiara. Quindi i capelli bianchi, non contenendo ammoniaca, non li rovina in modo irrimediabile, anche se comunque, anche dopo una colorazione tono su tono semipermanente, bisogna andare a coccolare i vostri capelli con delle maschere, comunque delle attenzioni in più. Invece, per chi ha molti capelli bianchi, la colorazione tono su tono purtroppo non va bene, quindi bisogna ricorrere alla tintura permanente. La colorazione permanente è quella che contiene ammoniaca che penetra nel capello, quindi penetra all'interno del capello, modifica i pigmenti, quindi andando a cambiare il vostro colore. Quindi, se avete molti capelli bianchi, dovete ricorrere appunto a una colorazione permanente. Se invece si ha paura appunto di ricorrere, non si vuole ricorrere a trattamenti chimici, si può ricorrere anche a Lenny naturale, riveste i capelli di una cuticola quasi impermeabile che li rende molto più spessi e molto più lucenti. Però Lenny, nel caso in cui ci siano moltissimi capelli bianchi, può non andare bene, quindi informatevi prima, magari da un parrucchiere, fatevi spiegare da qualcuno che se ne intende se Lenny può fare per voi. Quindi consiglio alle ragazze molto giovani che non hanno particolari capelli bianchi o comunque che hanno dei capelli molto belli e naturalmente belli, di non ricorrere a colorazioni permanenti finché appunto i capelli bianchi, perché le punte soprattutto si sciupano molto, il capello è indebolito, quindi se proprio avete voglia di cambiare colore o comunque di dare un riflesso diverso ai vostri capelli, ricorrete all'henné, che è naturale, oppure alle colorazioni tono su tono, che non penetrando profondamente nel fondamento nel capello non lo vanno a danneggiare tanto. Parlando invece della caduta dei capelli, che è un altro argomento molto importante che voglio affrontare, bisogna sapere che il capello ha tre fasi: la fase anagen, di crescita, una fase catagen, in cui il capello rimane appunto nel cuoio capelluto e non cade e non cresce. Nella fase telogen si interrompe ogni attività del capello, quindi dalla fase telogen alla caduta dei capelli possono passare dai 3 ai 4 mesi. Allora, è normale che i capelli cadano, quindi non dovete preoccuparvi se i vostri capelli cadono. La caduta dei capelli è un fatto assolutamente normale, però bisogna anche valutare un po' quanto sia normale la caduta, valutando il numero di capelli che cadono ogni giorno. In genere cadono dai 30 ai 100 capelli al giorno, però spesso quando sento i capelli molto lunghi, anche se ne cadono 10 e sono molto lunghi, sembra che abbiamo perso appunto delle ciocche. Ma non preoccupatevi, perché di solito quando i capelli cadono vengono sostituiti poi da un altro capello. Bisogna preoccuparsi dei momenti in cui cadono molti capelli e non vengono sostituiti da capelli nuovi. Le stagioni di transizione, come la primavera e l'autunno, e in autunno i capelli cadono di più. Cadono di più perché l'uomo conserva una manifestazione ancestrale che è propria di altri animali pelosi, ossia la muta. Quindi non bisogna preoccuparsi, è assolutamente normale una caduta maggiore in primavera ed in autunno. Comunque, per integrare questa caduta è importante, come vi ho detto, una buona alimentazione, evitare lo stress, perché anche lo stress favorisce la caduta dei capelli, il diradamento dei capelli. Ed è importante anche proteggersi dai raggi solari e magari assumere anche degli integratori naturali, delle vitamine di cui vi ho parlato prima. Se la caduta dei vostri capelli vi sembra eccessiva, è opportuno farsi visitare da una persona specializzata, quindi da una specialista che vi saprà approfondire le cause della vostra caduta. Quindi, ragazze, queste sono tutte le cose che so io, su cui mi sono informata, e spero che questo video vi sia stato utile, che non vi abbia annoiato. Spero comunque che il video vi sia stato utile, vi saluto.